Prima di cominciare, un annuncino importante: segnatevi l'orario oggi alle 17 in live su Twitch, sul mio canale Twitch. Ci sarà una diretta speciale insieme a Luca Mastrangelo, nel quale andremo a parlare di tanti temi, Juve, Inter, Superlega, quello che è stato questo campionato, un po' il passaggio dello scettro, dello scudetto, tutto un discorso che andavamo a affrontare insieme a lui in una chiacchierata di circa un'oretta. Non potete mancare, perché capite bene che questa è una live super importante. E poi qui sotto c'è OneFootball, in descrizione il link per scaricarlo, per avere sul vostro smartphone un'app che vi guiderà in questi mesi che saranno difficili, non ve lo nego, sono abbastanza onesto con voi, secondo me saranno mesi difficili, sarà un'estate complicata e rovente e OneFootball ci servirà. E un mi piace a questo video per cercare di arrivare almeno, non lo so, a 1500-2000 like, visto che ultimamente con il fatto che il campionato sta andando verso la fine, capisco che l'attenzione sia spostata verso altre cose. E oggi parliamo di una di queste cose, riferimento Superlega, quello che è accaduto in questi giorni, è un sentore che avevo raccontato qualche giorno fa, inerente a qualche modifica a livello societario, nell'organigramma della Juventus. Ovviamente la cosa più logica a pensare, è un po' quella che ho in testa io, è la figura di Andrea Agnelli. Come ho già detto nel video post-Juventus Parma, io non sono speranzoso che possa salutare Agnelli. Sapete bene come la penso su tutte le sostituzioni. Per me chiunque può uscire, a patto che ci sia una sostituzione. E quella sostituzione deve essere di livello. Io l'ho sempre detto, per questo sono stato etichettato aziendalista, ma il fatto che mi piaccia un presidente non fa di me un aziendalista, perché tante volte sono andato contro le linee guida societarie e anche contro le idee, i pensieri di Andrea Agnelli, come in questo caso della Superlega. Per me la Superlega poteva avere un senso logico a patto che venisse modificata una regola principale, che era appunto il criterio di selezione delle squadre, che non poteva essere permanente per 15 squadre e a rotazione per 5. Un aziendalista avrebbe detto: oh sì, grandissima idea, facciamola assolutamente, non cambiamo niente. Un aziendalista non sarebbe qua a dire: ma chissà se Andrea Pirlo ha senso mantenerlo sulla panchina della Juve perché l'ha scelto il presidente. L'aziendalista direbbe: oh, l'ha scelto il presidente, c'ha ragione lui, stai zitto. Io non sono un aziendalista, non sono neanche un rompipalle, non so come, c'è un criterio di mezzo, non lo so, se non c'è lo chiamiamo Luca Toselli. Io riconosco tanti meriti ad Andrea Agnelli, riconosco qualche difetto di conduzione durante gli anni, ma secondo me sono state più le cose positive che quelle negative. Io, quanto sento che Agnelli è un incompetente che si deve dimettere e non sa niente, non capisce niente, allora io vorrei domandare alle persone che lo considerano incompetente qual è il presidente allora competente all'interno del mondo calcio. Se Andrea Agnelli in 9 anni ha vinto, in 10 anni ha vinto 9 scudetti, in 11 anni ha vinto 9 scudetti, è incompetente. In Italia qual è il presidente competente? Chi è che capisce come gestire un'azienda e chi è che capisce come mandare avanti una squadra nel mondo calcio? Non solo in Italia, in Europa. Potrete dirmi, quello del Bayern Monaco. Va bene, allora, quello del Bayern Monaco è competente. Tutti gli altri sono incompetenti, potrete dirmi Florentino durante gli anni d'oro del Real Madrid. Ok, Florentino è quello del Bayern Monaco. Tutti gli altri sono incompetenti. Non è vero. Cioè, signori, mettiamoci nell'ordine di queste cose. Non è vero. Non è vero. Agnelli è una persona preparatissima. Agnelli è un grandissimo uomo di sport e sa anche bene come si gestisce un'azienda, cosa che io ignoro e credo che bene o male il 99.9% dei tifosi, dato che siamo tifosi e non laureati, non siamo stati manager di chissà quale azienda multimilionaria. Però io parto da un presupposto, cioè questa cosa che è accaduta con la Superlega potrebbe danneggiare terribilmente il rapporto di Agnelli non con la Juve, ma col calcio. Perché dico questo? Tanto è stata fatta una brutta figura, secondo me, dalla Juventus, da tutte le altre squadre che avevano firmato quel trattato, dalle squadre inglesi che si sono tirate indietro, dalla UEFA che ha minacciato, da tutti. Tutti hanno fatto una brutta figura. Il calcio ha fatto una brutta figura, perché queste squadre sono una rappresentanza del calcio e l'UEFA è un'altra rappresentanza del calcio, ad alti livelli almeno, del top del top del calcio, di una piccola percentuale del top del calcio. Ed è stata fatta una brutta figura, tremenda, e probabilmente ci saranno delle ripercussioni. E allora io mi metto nell'ordine di idee di essere Andrea Agnelli e penso: se io durante questi 11 anni ho preso la Juventus che era settima in classifica e l'ho portata 2 volte in finale di Champions e l'ho portata ad acquistare quello che all'epoca era il calciatore più forte del mondo, più iconico anche in quegli anni lì, che da 3 anni a quella parte vinceva la Champions League, io più di così cosa posso fare? Questo è il mio ragionamento.
il mio dubbio sul quale si erge tutto il discorso, secondo me Agnelli se ne va, è questo. Se io andrei Agnelli, ho già visto tutto quello che si può fare, e oltre questo non si può fare, ed è per quello che siamo andati a pensare una Superlega. Io cosa posso fare più di così? Se la risposta è posso ancora inventarmi qualcosa e ci voglio provare, allora deve rimanere. Se la risposta che si dà Agnelli è più di così, in questo momento, in questo mondo, non puoi fare, perché ci sono dei blocchi da parte dell'UEFA, da parte del sistema calcio, e poi quando provi a cambiare qualcosa ti buttano in mezzo la favola che il calcio è perfetto così perché questa è la storia del calcio. Non è vero. Io non ero favorevole al progetto Superlega, come non ero contrario. Ripeto, come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. La cosa che mi ha dato veramente fastidio in tutto il discorso è stato vedere come alcuni organi di informazione hanno preso l'informazione, l'hanno triturata e l'hanno data in pasto all'opinione pubblica, facendola passare come in assoluto la cosa più negativa sotto tutti i punti di vista, perché ha ragione loro, perché quella cosa lì avrebbe preso il calcio e l'avrebbe distrutto. Per il discorso meritocratico sono d'accordo, e ve l'ho sempre detto anch'io, ma non è che avrebbero distrutto il calcio. È stato un messaggio politico ed economico che è stato passato attraverso gli organi di informazione che si sono piegati al volere di qualcuno che in qualche posto con delle cariche elevate ha deciso così. Perché ve lo ripeto ancora una volta, questo è stato un discorso puramente politico, e non vorrò parlare della Superlega con costanza, anzi spero di non doverne più parlare in questo video specifico. Ovvio che un excursus dobbiamo farlo per spiegare il perché penso che Agnelli se ne possa andare, ma questo non fa parte di quello che piace a me. Non fa parte del mondo sportivo, non fa parte del mondo del calcio, fa parte del mondo politico, economico, robe che a me non me ne frega niente. Niente. E mi dà fastidio che il mondo del calcio debba per forza vivere appeso a questo filo. È tremenda, secondo me, questa cosa. Ma ricordatevi che se Andrea Agnelli se ne va, e magari arriva anche un sostituto all'altezza, perché io immagino che nel mondo ce ne siano di persone all'altezza di Andrea Agnelli, non lo considero un superuomo, lo considero un ottimo presidente, preparato, ma ce ne possono essere anche altri, bisogna trovarli, bisogna convincerli, bisogna che siano loro convinti a loro volta, ma ce ne sono. No, non sto dicendo che se va via Agnelli siamo rovinati, perché nessuno mai potrà fare quello che ha fatto Agnelli se non meglio, no. Può accadere, può succedere. Il discorso di fondo è che se va via Agnelli cambia tutto. Adesso io in questi giorni ho letto un po' di tutto, che torna Marotta, che Del Piero e i Trezeguet entrano in società al posto di Paratici e Nedved. Allora, abbiamo criticato la scelta di Agnelli di affidare la panchina a Pirlo, e poi mettiamo Del Piero e Trezeguet, anche loro esordienti solo per il nome, a fare cose che sono abbastanza importanti, come costruire una squadra, gestire una squadra. E, non lo so, nel senso, decidiamoci. O quella strada è giusta o quella strada è sbagliata, oppure prendiamo tutti i più grandi della storia del calcio, della storia della Juve, li ficchiamo lì dentro a rotazione, vedrai che prima o poi un anno uno bravo a fare quella cosa, al primo colpo lo becchiamo. Però poi è sempre un discorso di continuità, perché Agnelli ha iniziato bene, non proprio. Il secondo anno sì, ha vinto lo scudetto. E lì magari il suo grado di preferenza era alle stelle, poi pian piano che passavano gli anni si pretendeva sempre di più dalla Juve, perché questo è, dalla Juve si pretende sempre di più. Sempre di più. Non ti basta far bene, ed è giustissimo, attenzione, non sto criticando questa cosa, è giustissimo. Alla Juve bisogna sempre pretendere il massimo. Però capite bene che a livello sportivo il massimo poi si racchiude al massimo nel vincere la Champions. E non vincere la Champions un anno non è un fallimento. Uscire con Porto, Lione, Ajax, sì. Sì, diciamoci la verità. Ma se tu vinci lo scudetto, se tu vinci la Coppa Nazionale, se tu vinci la Supercoppa Nazionale e vai a perdere la finale di Champions, non è un fallimento. Io ho sentito che Allegri aveva fallito quando non ha vinto la Champions. Non è vero. Io l'anno scorso ho detto che Sarri aveva fallito pur vincendo lo scudetto, e mi sono ricreduto durante l'anno, perché ho capito che è stata una frase lì di getto e di una prospettiva futura che non vedevo né con quell'allenatore né con quella squadra, che è stata rivoluzionata. Io in questo momento, anche con questo allenatore, con Pirlo, sto facendo fatica a capire come sarà il futuro, perché se rimane Agnelli è ovvio che la scelta di dare continuità all'idea Pirlo proprio di Agnelli, le percentuali salgono, si impennano, vanno alle stelle. Nel momento in cui salta Agnelli, salta la struttura dirigenziale, può saltare la struttura tecnica, possono saltare degli elementi all'interno della squadra, può cambiare un po' tutto. Non dico che sia un male, assolutamente,
Però so per certo che cambiare tanto e tutto insieme senza una fase transitoria in cui alcuni elementi rimangono a fare da collante è difficile, ma basti guardare quest'anno in cui i risultati sportivi sono crollati soltanto perché è stata abbassata terribilmente l'età media tutto ad un colpo. E giocatori che erano abituati a determinati momenti storici, ora ne sono rimasti pochi: Buffon, Danilo, Ronaldo, Chiellini, Bonucci. Tutti gli altri, Cuadrado se vogliamo, tutti gli altri sono giocatori, non dico le prime esperienze, ma quasi in situazioni o di alto livello o di difficoltà oggettiva in classifica. E quindi è un attimo che poi vengano trascinati anche gli altri verso il basso. Ripeto, nella Juventus è un discorso di continuità e lo vediamo bene anche sotto il profilo sportivo. Morata, Ronaldo stanno facendo delle stagioni straordinarie, forse le loro migliori stagioni alla Juventus sotto il lato realizzativo, e sono attaccanti, quindi quello va guardato. Se i cani smettessero di abbaiare, potrei anche dirvi che però in questo momento non sono in forma, non stanno segnando con regolarità e sono criticati. C'è una parte della tifoseria che li vede come obiettivi. Io stesso, quando giocano male, ovviamente dico che hanno giocato male, però non è che sono qua a pretendere la loro testa. La Juventus è un mondo strano, signori. La Juventus è una cosa a parte nel calcio, lo abbiamo visto tante volte negli anni. Quindi anche un eventuale presidente nuovo dovrà adattarsi a questa cosa, un nuovo allenatore dovrà adattarsi a questa cosa. Basti guardare Maurizio Sarri quanta fatica abbia fatto a entrare effettivamente nel mondo Juventus, che per qualcuno che non l'ha tifata, vissuta, che non ci ha giocato, che non ci ha già avuto a che fare, è forse incomprensibile. È forse incomprensibile. Anche questo non so se è un bene o un male. Forse per noi tifosi traslare dentro il mondo Juve sarebbe più facile perché capiamo. Vallo a spiegare a un esterno. Non è semplicissimo.